rifiorano tanti ricordi di tanti momenti passati insieme, belli, qualche volta meno belli, ma sicuramente tantissimi bei ricordi. Cosa lo rendeva così speciale, come l'abbiamo visto oggi, da essere ancora così amato? Perché professionalmente, per l'epoca, diciamo per la sua epoca come allenatore, era sicuramente all'avanguardia. Poi perché umanamente era una persona molto, molto valida, una persona di cuore, importante, una persona tranquilla, e questo ha fatto sì che insieme a tutti i successi sportivi che ha avuto l'abbia fatto amare da tanta gente, come si può vedere oggi. Chi in futuro guarderà la sua figura, cosa potrà prendere da Stanier, da Ilario come modello? Potrà sicuramente apprendere quelle cose di cui parlavo prima, cioè di quella sua serenità, di quella sua tranquillità e capacità di gestire le cose come sapeva fare. Grazie mille. Se chiudo gli occhi, qual è il primo ricordo che le viene in mente di Ilario? Di Ilario, quando l'ho visto la prima volta alla Trinità. Che cosa le viene in mente? Beh, niente, ci siamo conosciuti in quell'occasione, eravamo in ritiro con il Perugia, io sono arrivato in secondo momento e quindi ho trovato questo ragazzo che per me era quasi un coetaneo. Vedendo quel sorriso, tanti giovani come me oggi cosa possono imparare da una persona come lui? Bah, sicuramente di avere un rapporto con il prossimo, una maniera più educata di porsi alle persone, con meno aggressività. Ecco. C'è chi ha pensato che Dio lassù sta facendo una squadrona, oltre l'aereo, tanti. Ma ce ne avrà già anche tanti. Ne aveva anche da tanti. Ce ne sono tanti che sono stati bravi e che saranno sicuramente ancora bravi. Grazie. Siamo più o meno a un chilometro dal cuore, lo vediamo qua sulle spalle. Tante, tante battaglie e tanti ricordi anche legati a Castagnera. Qual è il primo che le viene in mente? Beh, il primo che le viene in mente guardando lo stadio è quando lo stadio è nato, cioè quando è stato costruito lo stadio. Mi ricordo la prima partita che siamo venuti il giovedì a vedere il campo, che sembrava ancora non segnato, ancora non c'erano le porte, quindi ci sembrava quasi impossibile di poter giocare su questo campo da 3 giorni di distanza. E poi dopo vengono in mente tutte le persone, tutti i tifosi che allo stadio c'erano. Noi venivamo 2 ore prima della partita, venivamo dentro al campo a salutare il pubblico che ci osannava. Cioè, è stato un periodo meraviglioso per quello che riguarda la nascita dello stadio e la Serie A per Perugia. Per quanto riguarda Ilario, penso che lui godesse un po' come noi, anche lui veniva dentro al campo a vedere questa gente, quindi c'era questo intento di dare il massimo ogni partita proprio per questo pubblico che veniva a vederci. C'era un rapporto tra noi, tra la città, tra i tifosi, che faceva parte tutt'uno, era tutta una squadra, non c'era più la squadra degli spogliatoi, era la squadra della città, era una squadra unica, e noi ci siamo immedesimati in questa società. Ilario è stato il primo, poi lui aveva ancora rapporti migliori perché aveva giocato nel Perugia, aveva sposato una perugina, per cui lo sentiva ancora di più questo affetto verso la città, e ci stimolava proprio in certe partite, ci stimolava a dare il massimo proprio perché il giorno dopo saremmo andati a far spesa da fruttivendolo, da macellare, eccetera, e quindi saremmo andati con un orgoglio anche loro se avessimo vinto e fatto la partita. Quindi il ricordo di Ilario.